Austero, radicale, duro. Giovanni Battista si presenta così. Francesco invita però ad andare oltre la sua apparente severità. Egli, in realtà, dice il vescovo di Roma, è un uomo allergico alla doppiezza. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. Per accogliere Dio bisogna scendere dal piedistallo e immergersi nell'acqua del pentimento. Il Papa esorta a vivere l'Avvento come un tempo di grazia, per toglierci le maschere, per liberarci dalla presunzione di crederci autosufficienti, per andare a confessare i peccati. Con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre, mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Abbiate coraggio, Lui è vicino a noi e questo è un tempo di conversione. Ognuno può pensare, ho questa situazione dentro, questo problema che mi vergogna, ma Gesù è accanto a te. Ricomincia, sempre c'è la possibilità di dare un passo in più.